Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Al via i mondiali di calcio 2022 ieri, domenica 20 novembre, con il match inaugurale che ha visto affrontarsi Qatar ed Ecuador, con la vittoria dell'Ecuador per 2-0. Prima dell'inizio del match, c'è stata una cerimonia che ha visto protagonisti Morgan Freeman, come rappresentante dell'Occidente, il corpo di ballo e i musicisti del Qatar, le canzoni delle scorse edizioni dei mondiali, tra cui Waka Waka, le varie mascotte delle edizioni, tra cui quella famosa di Italia 90. Presenti anche gli sbandieratori del Palio di Niballo, in campo è arrivata anche la mascotte della 22esima edizione della World Cup, ossia la Eeb, che in arabo vuol dire giocatore super esperto, una sorta di fantasmino volante. Per 28 giorni ci sarà una festa del calcio, persone di paesi e razze diverse arriveranno in Qatar ed è bello che i popoli mettano da parte ciò che divide e celebrino le diversità e ciò che li unisce. Auguro di vivere un momento di sport e emozioni. Siano giorni che ispirano bontà e speranza, ha commentato l'emiro Tam Bin Ahmad LTHN dando ufficialmente il via alla 22esima edizione della Coppa del Mondo. Inizialmente Morgan Freeman aveva inaugurato lo show dicendo: "Quello che ci unisce, in questo momento, è più importante di quello che ci divide". Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.